Salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Iuve. Parliamo in questo video di un argomento che non attiene strettamente al calcio né attiene strettamente alla Juventus, ma che riguarda il mondo dello sport, riguarda l'organizzazione e la governance del mondo dello sport italiano e ci fa capire in che mondo siamo, quanto è gestito male e quanto schifo esiste nello sport italiano. Ne parliamo in questo video ragazzi, ma prima, come al solito, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale perché stiamo crescendo in modo molto buono ragazzi. Io sono molto felice dei numeri che stiamo raggiungendo sia a livello di visualizzazione che a livello di iscrizioni, ma dobbiamo continuare a farlo e siamo ancora in troppi a guardare i video senza essere iscritti. E visto che in questo mondo tutto ha un costo, mentre l'iscrizione ad un canale YouTube è gratis ragazzi, perdete un secondo, fate l'iscrizione, fate un favore al sottoscritto che tutti i giorni è qui a proporvi nuovi contenuti e azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati su tutto ciò che questo canale andrà a proporre praticamente in tempo reale. Passiamo all'argomento del giorno, parliamo della nomina di mezza Roma, avete capito bene ragazzi, l'ex presidente della Salernitana nonché cognato di Lotito viene nominato presidente di Sport e Salute. Sport e Salute è una società che fa capo direttamente al Ministero dello Sport e quindi ad Abodi, che intervistato ieri fa i complimenti a mezza Roma per le qualità che ha e dice che il suo curriculum parla per lui e che non c'è assolutamente conflitto di interesse tra questa nomina e il fatto che mezza Roma sia cognato nonché ex socio all'interno del CDA della Salernitana di Lotito. Ragazzi, la notizia è questa, è chiara e fa già parlare da sé. Voi mi spiegate in Italia come si vuole dare una svolta, come si vuole dare una svolta alla situazione dello sport italiano, che a livello economico grava in condizioni gravissime, che a livello strutturale è indietro anni luce rispetto ai paesi di riferimento, quanto la gestione dei proventi che viene dedicata dal governo allo sport, e stiamo parlando di 300 milioni l'anno, è gestita in questo modo, perché mezza Roma sarà il presidente di questa società che, come detto, va ad erogare, quindi va a rendere esecutivi gli atti del Ministero dello Sport e quindi delibera la distribuzione del denaro per le varie federazioni sportive. Ma siamo sempre alle stesse ragazzi, siamo agli stessi, c'è sempre lo stesso concetto, gli amici degli amici. Mezza Roma perché è una persona molto vicina a Lotito, che a sua volta è una persona molto vicina alla Premier Meloni, e quindi non viene mai scelta una persona che abbia delle qualità, che abbia dimostrato qualità imprenditoriali, capacità di gestione, no ragazzi, no, in Italia viene scelto sempre chi è amico degli amici, viene usata sempre la solita il solito modus operandi, viene usata sempre lo stesso tipo di gestione. Siamo nel 2023, ma da questo punto di vista in Italia siamo fermi al 1970, siamo ancora al periodo delle mazzette, ancora del periodo degli amici. In Italia, se sei un giovane e vuoi ambire ad un posto importante, devi avere delle conoscenze, altrimenti puoi avere tutta la preparazione che vuoi, resterai un imbecille senza lavoro, resterai lì a dover sottostare a qualcuno che è amico degli amici, che non capirà niente, perché è giusto che non capisci niente, tanto tu sei amico degli amici e sei lì pronto. E questo è il modo di gestione dell'Italia, questo è il modo in cui viene gestito anche lo sport. Noi in questo momento ragazzi non andiamo ad allargarci negli argomenti, naturalmente parliamo dal punto di vista sportivo per ciò che riguarda lo sport e naturalmente di riflesso la Juventus e la Federazione Italiana Gioco Calcio. Però questo modus operandi, quando Abodi viene a parlarci di Juventus, quando Abodi viene a dire
che bisogna comportarsi in un certo modo, l'assunzione della responsabilità, poi ci rendiamo conto il Ministero dello Sport come agisce, cosa ha lasciato fare alla FIGC, lo abbiamo visto, e il modo di agire di questo Ministro dello Sport è questo, ragazzi, il modo di agire è questo. Vengono messe persone nei posti dove vogliono loro, persone amici degli amici. È sempre il solito discorso, è sempre la solita pagliacciata all'italiana, perché queste persone sono interessate solo al denaro, del bene dello sport italiano, del miglioramento delle infrastrutture, di ciò che arriva all'utente finale, sia come fruitore per esempio dei diritti televisivi, ma anche a livello di strutture per un ragazzo italiano che si avvicina allo sport. A loro non gliene frega niente, ragazzi, non gliene frega niente. L'unica cosa che a loro tocca sono le loro belle poltrone, che devono rimanere ben incollate al sedere, e sono le loro tasche, che devono essere sempre belle gonfie. E allora, ragazzi, per protesta, perché dobbiamo protestare contro lo schifo di queste istituzioni, anche se questa cosa non ci tocca da vicino, l'unico modo che abbiamo per cambiare è chiudere i rubinetti e non dargli soldi, perché ci vedono come l'utente finale, come, diciamo, coloro che devono fornirgli il capitale. Noi il capitale non glielo diamo, continuiamo a fare le disdette ai diritti televisivi, perché deve cambiare tutto il sistema, a partire dalla FIGC, a partire dal modo che il governo vuole gestire lo sport. È uno schifo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se secondo voi c'è conflitto di interessi e se secondo voi questo è il modo giusto di organizzare lo sport in Italia. Massima condivisione del video. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto e fino alla fine, ragazzi. Contro tutto e tutti, sempre Forza Juventus.